Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano c'è la cronaca, in particolare l'omicidio Pavone, esclusa la premeditazione per la Corte d'Appello dell'Aquila, che ha dunque ridotto la pena per Vincenzo Gagliardi, condannato in primo grado per l'omicidio di Carlo Pavone. Per lui la pena scende a 19 anni. Non è stato un omicidio premeditato, per questo motivo la Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila ha ridotto a 19 anni la condanna di primo grado a 30 anni di reclusione inflitta a Vincenzo Gagliardi dal giudice di Pescara. Anche per i giudici dell'appello è stato l'impiegato delle poste a sparare e ad uccidere Carlo Pavone, ingegnere 49enne di Montesilvano, raggiunto da un colpo di pistola la sera del 30 ottobre del 2013 mentre stava gettando la spazzatura nel cassonetto sotto casa e morto dopo un anno di coma. La Corte, presieduta dal giudice Luigi Antonio Catelli, ha maturato la decisione dopo circa 4 ore di camera di consiglio e alla lettura della sentenza Gagliardi, presente in aula, non ha esternato alcuna emozione. All'ultimo atto del processo d'appello erano presenti anche i familiari della vittima, la sorella Adele Pavone, il fratello Rocco e la madre Concettina Toro, tutti costituitisi parte civile. I giudici aquilani per loro hanno confermato le provvisionali di 150.000 euro a testa e di 200.000 euro per i due figli della vittima. Non è stata accolta dunque la richiesta del procuratore generale Romolo Como, che nel corso di una precedente udienza aveva chiesto la conferma della condanna emessa dal GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco, ovvero l'ergastolo ridotto a 30 anni di carcere per lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Le motivazioni che hanno portato alla decisione dei giudici aquilani si conosceranno soltanto il 14 di agosto. È stata aperta nel pomeriggio la Camera Ardente a Montecitorio per Marco Pannella. La salma dello storico leader dei radicali è stata collocata nella sala Aldo Moro, affiancata da grandi corone di fiori e dallo stendardo della Regione Abruzzo. A Camera Ardente ancora chiusa erano già dentro alcuni dei vecchi compagni di partito di Pannella, ai quali sono seguiti anche alcuni parlamentari di Sinistra Italiana, da Stefano Fassina a Loredana De Petris, mentre la prima ad arrivare all'apertura della Camera Ardente è stata la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Tra le istituzioni presenti vediamo il Capo dello Stato Mattarella, anche il Premier Matteo Renzi, presente anche il Sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Domenica invece Pannella sarà seppellito nel cimitero di Cartecchio a Teramo, al fianco dei suoi genitori e del nonno. Una tumulazione semplice, come semplice sarà anche la cerimonia con cui Teramo lo saluterà domenica nella giornata di lutto cittadino. Come ha spiegato il sindaco Maurizio Brucchi, il feretro di Pannella arriverà in municipio sabato in tarda nottata. L'allestimento della Camera Ardente al centro della sala consiliare comincerà alle ore 21. L'esposizione del feretro durerà dall'una di notte fino alle ore 15. A quell'ora la salma sarà trasferita a Cartecchio, dove la tumulazione è in programma alle ore 16. E dopo 10 mesi dall'avvio ufficiale delle indagini a carico di Vito Ciampini, ex primario di cardiologia dell'ospedale di Giulianova, la sua posizione si aggrava. La procura ha chiuso le indagini preliminari e il GIP del Tribunale di Teramo ha disposto il sequestro preventivo dei beni per 73.000 euro. La Procura di Teramo ha chiuso le indagini preliminari a carico dell'ex primario del reparto di cardiologia di Giulianova, Vito Ciampini. A suo carico è stato disposto dal GIP Domenico Canosa il sequestro preventivo dei beni. Indagato dall'estate scorsa, la Procura gli contesta i reati di induzione indebita, peculato, truffa aggravata da abuso di prestazione d'opera a danno della ASL di Teramo. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Teramo, ha consentito di individuare un sistema concussivo che sarebbe stato messo in atto dall'ex primario per almeno 4 anni, scoperto grazie alla denuncia di un giovane albanese. Agli investigatori ascolani, il ragazzo, al momento del suo arresto per spaccio di droga nel 2014, si è giustificato dell'attività illecita con la necessità di trovare almeno 5.000 euro per consentire l'operazione chirurgica del padre, che doveva essere seguita dal dottor Ciampini. Sempre stando alle indagini, il medico, approfittando del suo ruolo all'interno della struttura sanitaria, avrebbe fatto eseguire interventi chirurgici presso l'ospedale di Teramo, percependo indebiti compensi oggetto di contrattazione con il paziente.
Inoltre Ciampini avrebbe omesso di comunicare alla ASL, per almeno 4 anni, numerose visite mediche effettuate all'interno dell'ospedale di Giulianova e nel periodo in cui era autorizzato ad esercitare l'attività di libero professionista, senza rilasciare ai pazienti la ricevuta fiscale e senza corrispondere alla ASL il 50% del corrispettivo delle visite prestate. Ammonterebbe a oltre 87.000 euro il profitto in denaro che sarebbe derivato dai delitti contestati al medico e, secondo la procura, sussisterebbero anche le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto a danno dell'azienda sanitaria in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione con abuso di prestazione d'opera. E bufera sul manager della ASL di Chieti, Pasquale Flacco, dopo le ispezioni del NAS di Pescara. A chiederne la rimozione è stato il consigliere regionale Mario Olivieri. Piena fiducia nell'operato del manager dell'ASL di Chieti, Pasquale Flacco, dopo la valanga di polemiche sollevatesi a seguito dell'ispezione dei carabinieri del NAS di Pescara nei reparti di medicina e geriatria dell'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata, che hanno trovato, tra le altre cose, barelle e pazienti sistemati nei corridoi. L'assessore alla sanità Silvio Paolucci difende il lavoro fatto fino ad ora, rimandando una valutazione più puntuale dell'operato del manager ad un anno e mezzo dal suo insediamento. Secondo Paolucci, le criticità riscontrate nei reparti sono dovute a carenze strutturali dei corpi C ed F, che sono anche a rischio sismico. Non è in discussione per un motivo semplice, intanto perché la norma prevede un anno e mezzo le valutazioni e in secondo luogo perché si sta facendo tanto. Noi abbiamo costruito un gioiellino a Ortona sull'oncologico, abbiamo aperto il cardiochirurgico, Chieti oggi è il primo punto nascita della regione, si è investito sulla rete di emergenza urgenza, sulle aree interne, 6 postazioni in più, la lungodegenza a Basto e la rete Ictus, a Lanciano la rete del pronto soccorso. Insomma, si stanno facendo tante riforme sulla distribuzione del farmaco a Teramo e a Chieti, dicevo, va revocata, è stata revocata quella direttiva, oppure si trovano sull'area medica, non è capitato soltanto in questa occasione ma anche altre volte nel passato, qualche barella sui corridoi, dico così non va e dovete assolutamente correggere il tiro. Da qui poi schierare subito i titoli va via è una forzatura che infatti non sta in piedi. È atavico il problema dei corpi C ed F, due padiglioni che ammontano a 100-120 posti letto che sono stati quasi del tutto sgomberati e si stanno facendo gli ultimi sgomberi. Di qui anche la nostra fretta nell'aprire, ed è stato importante, il cardiochirurgico, che è una nuova palazzina che può dare respiro a una situazione molto complicata. Le responsabilità evidentemente sono tutte passate, perché è una struttura che è stata inaugurata circa 15 anni fa e che ha presentato questi caratteri strutturali che davvero sono davvero vergognosi. Il GUP del Tribunale di Teramo Domenico Canosa ha rinviato a giudizio con l'accusa di peculato l'ex direttore dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, Vincenzo Caporale, in merito a presunti rimborsi non dovuti e liquidati, il tutto per una somma complessiva di 2.590 euro. Il fascicolo che ha portato al rinvio a giudizio di Caporale è uno stralcio di un'altra inchiesta, sempre relativa allo stesso tipo di rimborsi, che a novembre aveva già portato ad un primo rinvio a giudizio per l'ex direttore, che in quel procedimento è accusato sia di peculato che di truffa. Anche in questo secondo processo, che si aprirà il prossimo 9 settembre, data in cui è fissato anche il precedente procedimento con il quale probabilmente verrà riunito, l'istituto si è costituito parte civile. Nella giornata dello sciopero della scuola, le sigle sindacali riunite oggi a Pescara hanno spiegato i motivi della protesta. Quali sono i motivi dello sciopero di oggi? Il governo ha perso il ricorso alla Corte Costituzionale, quindi la Corte Costituzionale ha imposto al governo di rinnovare i contratti del pubblico impiego, quindi bisogna adesso fare gli stanziamenti delle risorse economiche necessarie, perché tra l'altro il 5 aprile del 2016, l'altro giorno, dopo tanto tergiversare, è stato raggiunto anche l'accordo per i nuovi comparti del pubblico impiego. Noi abbiamo ancora una scuola troppo burocratizzata, abbiamo una scuola che si regge ancora sulla professionalità di tutti i dipendenti, amministrativi e ATA, che oramai non vengono più sostituiti, quindi se si assenta un collaboratore scolastico viene sostituito solo dopo una settimana. Le segreterie, che hanno sempre più compiti e sono sempre meno dotate di personale, non possono essere sostituiti gli amministrativi che si assentano, lo stesso per i tecnici, e quindi le attività pratiche laboratoriali ne risentono.
Quindi tutto questo sistema ci porta a dire che la buona scuola non si sta attuando. Proprio di questa mattina leggevo un articolo in cui la Giannini sostiene che non c'è niente da scioperare perché gli insegnanti hanno già avuto grossi incentivi. Non ho capito di che cosa parlava, non abbiamo capito nessuno. In questo momento però la fase importante per noi è quella della concertazione fra di noi. C'è stato questo grosso, diciamo, accordo che portiamo avanti e porteremo avanti fino a raggiungere i nostri obiettivi. L'altro motivo di contrasto è quello sulla chiamata diretta dei docenti nella scuola, che non esiste in nessun angolo d'Europa questa cosa qua. È l'unico caso nella pubblica amministrazione dove le risorse della cosiddette incentivanti via sono distribuite da una figura monocratica, il capo d'istituto, perché nel restante pubblico impiego è sempre oggetto della contrattazione di cosiddetta di secondo livello. Si complica l'avvertenza che riguarda i lavoratori della piscina comunale di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Si tenterà la strada della cassa integrazione attraverso la regione, mentre il comune procederà con la risoluzione del contratto con la MSP Abruzzo. Speravamo qui in prefettura di trovare una soluzione, ma anche oggi non abbiamo trovato nulla. Non abbiamo trovato una soluzione alla corresponsione delle nostre retribuzioni, che ormai sono diventate 7 arretrate e non riusciamo più a capire come prenderle se non con un'azione legale nei confronti della titolare dell'associazione. E non abbiamo trovato neanche una soluzione, che era forse la cosa più importante, alla riapertura immediata della struttura. E in un vicolo cieco l'avvertenza della piscina comunale di Montorio, i cui lavoratori da 7 mesi non percepiscono lo stipendio. Questa mattina il tavolo di confronto, a cui ha partecipato anche la società che gestisce gli impianti, la MSP Abruzzo, si è spostato in prefettura a Teramo. Non ci sono i requisiti di legge per un commissariamento, secondo il prefetto, e il comune ha bisogno di 30 giorni per risolvere il contratto. È chiaro che poi ci sarà una, cercheremo di fare un'amministrazione diretta per almeno un anno e poi valuteremo il bando di gara che porterà a una nuova gestione. Per i lavoratori dunque si annunciano tempi lunghi per il pagamento delle mensilità arretrate. Intanto si cercherà la via della cassa integrazione. Ci sono rapporti di lavoro complicati, diciamo, comunque sia atipici, che non rientrano in quella che è la normativa della gestione degli ammortizzatori sociali e nemmeno degli ammortizzatori in deroga. Martedì prossimo c'è il CICAS. La speranza è che già nel tavolo di martedì le parti sociali sollevino il problema e che la Regione prenda l'impegno di affrontare la situazione. Abbiamo avuto la conferma che l'MSP Abruzzo difficilmente riuscirà a pagarci in tempi brevi, anzi probabilmente non lo farà. I tempi sono veramente lunghi, si è parlato addirittura di gennaio 2017, quindi un tempo inaccettabile per noi ex lavoratori dell'MSP. I consiglieri regionali di Forza Italia criticano le scelte sulle infrastrutture e sui trasporti e per questo nel Consiglio del prossimo 24 maggio presenteranno un documento per chiedere risposte certe alla Giunta D'Alfonso. Sospiri, il 24 maggio in Consiglio regionale presenterete un documento nel corso proprio del Consiglio perché si parlerà di trasporti, chiedendo impegni precisi alla Regione per le infrastrutture trasportistiche abruzzesi. Il sistema dei porti non decolla dal punto di vista infrastrutturale. Sull'aeroporto Ryanair e Alitalia cancellano ufficialmente sui loro siti voli che porteranno il nostro aeroporto a diventare un aeroporto regionale non più di rilevanza nazionale come negli anni della Giunta Chiodi eravamo riusciti a farlo crescere. Sulla messa in sicurezza delle autostrade c'è una confusione carte e documenti che si rincorrono, sulla società dei trasporti pubblico locale si sta per aprire una voragine per i tagli continui che arrivano da parte del governo nazionale PD e per l'incapacità di un piano strutturale di rilancio. Problemi li abbiamo avuti anche noi con Ryanair per tanti anni, li abbiamo negoziati, li abbiamo trattati e abbiamo cercato in qualche modo di contemperare le esigenze, tant'è vero che gli abruzzesi hanno avuto l'aeroporto più frequentato della sua storia, insomma, fino ad arrivare a 650.000 passeggeri rispetto ai 140 iniziali. Io dico, per quanto riguarda l'aeroporto,
se noi l'Abruzzo dovesse perdere l'aeroporto, insomma, sarebbe un danno molto più rilevante di quello del Masterplan, insomma, dai soldi del Masterplan. Penso al porto di Ortuna, che se non c'è un dragaggio è 9 milioni di euro da fare, che è ancora fermo, è ancora carissima. Contestualmente vedo che alcune infrastrutture che erano state programmate ed erano state condivise anche da questo governo regionale, come il campus dell'Automotive, è stato cancellato, come la Trascollinare è stata cancellata. Penso che sul trasporto pubblico locale assistiamo solamente a proclami, ma soprattutto la nuova cancellazione del secondo volo su Milano, beh, credo che forse qualcuno queste strategie le dice, le proclama, ma poi non le segue, e quindi qualcosa in consiglio dovranno spiegarci. Ieri pomeriggio si è svolto un sopralluogo al porto di Pescara per discutere del possibile ritorno del collegamento Pescara-Croazia tramite il vettore Jadrolinia. Vediamo com'è andata nel servizio. Resta il nodo della profondità dei fondali del porto di Pescara dopo il sopralluogo effettuato ieri dalla compagnia di navigazione Jadrolinia insieme a Capitaneria di Porto, Comune, Provincia e Prefettura di Pescara e Regione Abruzzo. Proprio quest'ultima si è assunta l'impegno di reperire le risorse necessarie a ripristinare un adeguato pescaggio con l'obiettivo di riattivare nel più breve tempo possibile il collegamento marittimo da Pescara alla Croazia. Nel corso dell'incontro l'amministratore delegato della Jadrolinia, Alan Kjanac, ha affermato che c'è tutta la volontà della compagnia di sedersi e trovare le linee comuni per procedere, sottolineando l'importanza della continuità e della stabilità del servizio. Da parte delle istituzioni italiane c'è la volontà di accelerare quanto più possibile l'iter per consentire l'accesso al porto alla Jadrolinia. La verifica a livello dell'amministratore delegato di Jadrolinia testimonia l'interesse che loro hanno a investire qui in Abruzzo per i collegamenti Abruzzo-Contea Spalatino-Dalmata, Abruzzo-Croazia. Faremo l'impossibile nel rispetto delle regole, facendo in modo che le regole possano anche aderire alle esigenze di questo investimento. Noi dobbiamo arrivare a concepire nuove norme che semplifichino la manutenzione portuale. Assomiglia ad una fatica o di Penelope o di Sisifo, la manutenzione portuale. Ho avuto delega dalla conferenza Stato-Regione a concepire una nuova norma sulla manutenzione portuale. Nell'ambito del progetto IPA Adriatico, il Comune di Pescara avrà 1 milione di euro da impiegare in importanti progetti di collegamento con l'altra sponda del mare. Assessore Santavenere, nell'ambito del programma IPA Adriatico il Comune di Pescara ha ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro. Si tratta ovviamente di un finanziamento che va a capitalizzare già i risultati che sono stati raggiunti con appunto i precedenti programmi e soprattutto quindi impegnarsi su quello che è il tema della tutela del mare, quindi della biodiversità marina, anche e soprattutto per rivalutare i territori e quindi interessare ovviamente la regione Adriatico-Ionica e quindi come dire cercare di trovare nelle risorse che noi abbiamo naturali il valore aggiunto. Avvocato Di Salvatore, vogliamo spiegare il senso di questa iniziativa, di questo 1 milione di euro che nell'ambito del programma dell'IPA Adriatico potrà avere il Comune di Pescara? Progetto che incastra realmente tre pilastri dell'Oser, pilastro 1, il pilastro 3 e il pilastro 4, quindi biodiversità marittima, tutela dell'ecosistema del mare Adriatico, turismo sostenibile e quindi rilancio reale e concreto in un partenariato prolifero che vede il Comune di Pescara come lead partner, che vede la Slovenia, il Montenegro, la Croazia in un effettivo e reale conseguimento degli obiettivi strategici della Commissione europea. È l'unico progetto di tutela dei cetacei, è l'unico progetto che incastra realmente la biodiversità del mare Adriatico e quindi pone anche l'attenzione sulla trasportistica del mare Adriatico e la tutela delle acque del mare Adriatico. Il commercio abusivo, soprattutto nella stagione estiva, danneggia i piccoli esercenti regolari, mettendo in difficoltà un settore che già soffre per la crisi economica. A Pineto domani, in un convegno organizzato dall'Associazione dei Commercianti, si discuterà con le istituzioni su come contrastare questo fenomeno. In Italia nel 2014 il valore stimato degli articoli contraffatti sequestrati è stato di 913 milioni di euro per un giro d'affari di oltre 20 miliardi ed un danno erariale di oltre 11, a vantaggio delle mafie che controllano la produzione e il racket della distribuzione delle merci taroccate. Commercio pulito per un'economia sana, no all'abusivismo e alla contraffazione che ingrassano le mafie. E questo è il tema del convegno che si svolgerà sabato 21 alle 16:30 presso il Teatro Polifunzionale di Pineto.
Agrigento, con l'obiettivo di sensibilizzare le autorità istituzionali e la pubblica opinione rispetto ad una problematica di grande importanza, e cioè la vendita di prodotti contraffatti. Ogni anno vediamo a Pineto un assembramento di bancarelle immovibili, di extracomunitari, eppure anche di banchi con merce contraffatta, che penalizza il commercio a posto fisso. Chiediamo un aiuto per la Sulla Costa, dove insomma, negli ultimi anni ci stanno creando veramente seri problemi. Seri problemi che poi, come ben sappiamo, vanno, ecco, come vedete il titolo, purtroppo, a ingrassare anche la malavita. Quindi non è che abbiamo solo merce, classici occhialini o qualsiasi altro, cioè, ma veramente merce contraffatte. In un momento difficile in cui la crisi sta davvero mettendo in ginocchio il settore del piccolo commercio, ci sono, ecco, fenomeni che purtroppo a volte non aiutano a superare il commercio, appunto come l'abusivismo. È un tema importante, noi cerchiamo di essere al loro fianco in ogni modo, nelle modalità in cui i comuni possono intervenire, credo che sia un dovere delle istituzioni. Domani ci sarà la quarta edizione della Colletta del Libro, iniziativa a carattere sociale che quest'anno vede coinvolti 10 detenuti. Un progetto sperimentale, inizialmente, oggi la quarta edizione, quest'anno ha portato dei risultati, diciamo, importanti per il reinserimento sociale. Sì, 300 libri ogni anno vengono donati ai detenuti o ai bambini delle case famiglia. Mi piace molto l'accostamento che si fa della colletta del libro alla colletta alimentare, perché l'alimento che viene donato è un alimento essenziale per la crescita e per la vita. Il libro diventa la stessa cosa, un nutrimento dell'anima, un alimento essenziale per lo spirito. E quest'anno, per la presentazione della quarta edizione, c'è la testimonianza di uno dei detenuti volontari. Lei è uscito dal carcere dopo 10 anni grazie a questa iniziativa. Com'è stato intanto l'impatto iniziale? L'impatto iniziale, devo dire che è stato all'inizio un po' traumatico, perché non sapevo come relazionarmi con le persone per dirgli del libro che dovevano donare. Però dopo mi sono reso conto che loro, come se ero una persona normale. Allora da lì poi anch'io mi sono, diciamo, in una maniera rilassato, sciolto, e mi sono sentito una persona del comune, una persona normale che ha affrontato una situazione dopo tantissimi anni che purtroppo, stando là dentro, non è semplice. Quanto è importante per voi? Voi leggete all'interno del carcere? Guarda, per me è importante perché io sono convinto che dentro c'è bisogno che i detenuti leggano. E ci sono moltissimi detenuti che si rendono conto, dopo che iniziano a leggere i primi libri, che iniziano anche a essere loro stessi un po' diversi, anche nell'esprimersi. Un'iniziativa che si può dire si è concretizzata grazie all'appoggio del CSV. Beh, questo è il nostro compito. Il compito del CSV è quello di servire le organizzazioni di volontariato. Quando troviamo delle iniziative che siano in qualche maniera all'interno del nostro codice di comportamento, noi non facciamo altro che cercare di dare una mano. A 60 anni dalla nascita, Pescara ricorda il fumettista Andrea Pazienza con una serie di iniziative, prevista anche la proiezione di un film. Assessore Diacovo, il comune di Pescara ricorda Andrea Pazienza con una serie di importanti iniziative. Certo, perché in questi giorni Pazienza avrebbe compiuto 60 anni e vogliamo festeggiare il suo compleanno così come l'avrebbe fatto lui. Cioè non con qualcosa di, diciamo, di rituale e formale, ma con una grande festa che esplori Pazienza da tutti i punti di vista. Perché la nostra città, oltre che aver intitolato una via Andrea Pazienza, abbiamo fatto molto e tantissimi ragazzi e ragazze hanno messo a servizio della storia di Pazienza e il loro talento per costruire libri, film, arte, insomma una piccola festa che faremo nei giardini proprio di fronte alla strada di via Andrea Pazienza, in cui si rivivrà quel clima, quelle idee, quei linguaggi, quella ironia, quella bellezza attraverso tantissime espressioni artistiche di chi ama Pazienza. Anche la Fondazione Pescara Abruzzo ricorda Andrea Pazienza con la proiezione di un film. Noi come fondazione abbiamo avuto l'onore, diciamo, di poter patrocinare questo film come progetto proprio, film che verrà proiettato in prima assoluta proprio il giorno del compleanno di Andrea Pazienza, che è il 23 di maggio al Cinema Massimo. È un film che praticamente si ispira alla vena dell'artista, che è quella appunto di fumettologo.
È abruzzese il manager dell'anno 2016, il premio assegnato da ADC Group è stato infatti consegnato all'amministratore delegato di Wind, Massimo Ibarra, originario di Sulmona. Il manager è stato premiato per i brillanti risultati che l'azienda sotto la sua guida ha raggiunto in questi anni, oltre che per aver costruito un posizionamento di mercato innovativo e a misura di cliente e per la strategia con la quale sono stati lanciati i nuovi servizi della Digital Economy. Sono molto contento di ricevere questo riconoscimento, ha commentato Ibarra a margine della consegna del premio. È un risultato che premia l'impegno di tutte le persone di Wind con le quali in questi anni ho lavorato fianco a fianco. Il manager sulmondino, tra l'altro sposato con una donna di Vasto, è stato designato anche per guidare la nuova società che entro la fine dell'anno, salvo approvazione da parte dell'Unione Europea, nascerà dalla fusione tra la Wind e la Tre, che diventerà così il primo operatore di telefonia mobile in Italia. Ed ora apriamo la pagina sportiva e lo facciamo attraverso i verdetti dell'ultima di campionato e vediamo subito la schermata dei risultati. È stata una serata davvero intensa per le due abruzzesi. Avellino Cesena 1-2, Bari Trapani 1-2, Crotone Entella 1-0, Livorno Virtus Lanciano 2-2, Novara Modena 4-0, Pescara Latina 1-1, Pro Vercelli Cagliari 1-2, Salernitana Como 1-0, Spezia Ascoli 0-0, Ternana Brescia 3-2, Vicenza Perugia 0-0. La classifica, il Cagliari vince il campionato 83 punti, il Crotone 82, poi il Trapani con la vittoria di Bari scavalca il Pescara fermato sull'1-1 dal Latina. Quinto posto il Bari che nello scontro diretto è meglio classificato rispetto al Cesena, dunque a parità di punti. Bari quinto, Cesena sesto, Spezia 66 punti, Novara nei playoff 65 punti, controsorpasso in volata a spese della Virtus Entella battuta a Crotone. Poi andiamo nella parte bassa della classifica, tutte salve le squadre fino alla Pro Vercelli, quindi Salernitana ai playout con 45 punti contro la Virtus Lanciano che era sotto di 2 gol, poi vedremo le immagini, ma ha saputo rimontare e rifugiarsi nei playout a discapito del Livorno che con 42 punti retrocede a pari di Modena e Como che era già retrocesso. Per quanto riguarda i playoff, il Pescara se la vedrà con la vincente di Bari-Novara, la partita si giocherà mercoledì prossimo e poi domenica prossima il Pescara esordirà o a Bari o a Novara, dipende da chi vincerà. L'altro primo turno è Cesena-Spezia, partita secca a Cesena, la vincente ospiterà sabato il Trapani nella prima gara di semifinale. Playout come detto, Virtus Lanciano-Salernitana, prima gara il 4 giugno a Lanciano, al netto di decisioni clamorose della giustizia sportiva che se dovesse togliere fino a 2 punti nei confronti della Virtus, comunque non ci sarebbero conseguenze perché la classifica avulsa premierebbe la Virtus Lanciano anche a pari punti con Modena e Livorno. Se saranno tolti 3 punti, invece il Lanciano sarà retrocesso e il Livorno farà il playout con la Salernitana. Ora però spazio alle immagini, partiamo dalla gara dell'Atletico Cornacchia di Pescara, questo 1-1 tra Pescara e Latina, un punteggio che costa il terzo posto al Pescara ma che permette la salvezza al Latina di Carmine Gautieri. Nel Pescara, dopo il forfè dell'ultimo momento di Zampano, causa influenza, difesa per 3/4 rinnovata perché con Zubaric ci sono Crescenzi, Campagnaro e Mazzotta, tutti in campo dopo una lunga inattività. A centrocampo c'è Bruno con Memusciai e Verri, in attacco Pasquato preferito a Mitrizza al posto dello squalificato Benalì con Caprari e La Padula. Nel Latina 4-3-3 con Paponi, Dumitru e Scaglia in attacco, in difesa al centro c'è l'ex Brosco. Andiamo subito con le immagini, c'è questo tiro dalla distanza di Caprari e la parata in calcio d'angolo di Uicani. Ancora il Pescara che gioca un buon primo tempo, sempre Caprari ispiratissimo, il suo destro finisce sopra la traversa. Ancora il Pescara con Memusciai che disegna questo gran pallone per La Padula che in corna e la palla finisce fuori di un soffio. Continua ad attaccare il Pescara, cross di Crescenzi, palla allontanata sui piedi di Caprari, il suo destro viene respinto in qualche modo da
Uicani. Continua a spingere il Pescara, ma c'è questo break per il Latina con Scaglia che controlla, supera Mazzotta, entra in area, salta anche il tentativo di rimonta di Campagnaro e il suo sinistro viene deviato in corner da Fiorillo. Gran parata dell'estremo difensore del Pescara. Si rivede però l'11 biancazzurro con il gol del vantaggio. Siamo alla fine del primo tempo. Memusciai, lob per Caprari, tiro cross che viene spinto in porta da Gianluca Lapadula. 27esimo gol in campionato e finirà con questa quota, dunque ad un gol da Immobile ma senza rigori calciati, l'attaccante che si laurea capocannoniere del campionato di Serie B. Facile facile, uno dei gol più facili in campionato quest'anno di Lapadula sull'assist di Caprari. Siamo nella ripresa, fischia Baracani di Firenze, un'altra partita, il Latina cerca il punto che varrebbe la salvezza, tiro cross di Bruscagin che finisce sulla traversa, sarebbe stato comunque un gol casuale, poi ecco il gol del vantaggio, il movimento di Paponi che fa filtrare un pallone sul quale si fionda Dumitru che passa indenne lo sbarramento di una difesa che a dire la verità si apre troppo, vedete Zuparic anticipato da Paponi che fa passare un pallone che Dumitru trasforma nella rete dell'1-1, si è aperta la difesa del Pescara e Nicolau Dumitru ne ha approfittato. E come detto un'altra partita, il Pescara è meno lucido, attacchi che sono piuttosto frammentati, c'è anche questo episodio contrario perché Mazzotta viene ammonito per simulazione, ma come vedete c'è Bruscagin che alza la gamba, questo era fallo da rigore su Mazzotta, invece Baracani opta per la simulazione e ammonisce il terzino del Pescara. Pescara che rischia poi su questa bella iniziativa di Scaglia, ancora rientra sul sinistro, meraviglioso tiro a giro, la palla si stampa contro l'incrocio dei pali, secondo Legno per il Latina, questo sicuramente su un tiro volontario. E qui un'altra grandissima opportunità in contropiede per il Latina che sfrutta i varchi lasciati dal Pescara. Dumitru fa tutto bene fino al momento del tiro che viene neutralizzato da Fiorillo, quindi un tiro dalla distanza del neo entrato Mitrizza e c'è la parata di Uicani, si gioca poco nel finale, si arriva fino a 7 minuti di recupero, Pasquato mette in mezzo un pallone che filtra, Lapadula scheggia il palo. Siamo a pochi minuti dal 90esimo e c'è la chance per Gianluca Lapadula che scheggia il palo, sarebbe stato il pallone del 2-1 e del terzo posto, viene allontanato Massimo Oddo nel finale di partita, finisce 1-1, Pescara quarto, il Latina si salva e c'è festa per Carmine Gautieri e i suoi giocatori. Questo è quanto per Pescara Latina, ma ora andiamo a vedere quello che è successo all'Ardenza di Livorno, una partita drammatica sportivamente parlando, che alla fine si è risolta sul 2-2 nella Virtus Lanciano. C'è il tridente di Francesco Marilungo Ferrari, poi a centrocampo Rocca, Bacinovic e Bastola, c'è Amenta al posto dell'infortunato Aquilanti. Nel Livorno tridente Aramu, Baiusci vantaggiato, gli esterni sono Antonini e Moscati, gli interni Luci e Schiavone, trio di difesa con Ceccherini, Lambrughi e Gasbarro. Il direttore di gara è Nasca della sezione di Bari, gran pubblico per spingere il Livorno verso una vittoria che sarebbe significato il play-out, soprattutto considerando che il Modena dopo pochi minuti è già sotto di un gol e di un uomo e la partita poi finirà con una disfatta del Modena, un risultato questo che veniva attenzionato sia dal Lanciano sia dal Livorno. Il Lanciano parte con un destro violento di Bacinovic neutralizzato in angolo da Ricci, il Livorno però pian piano entra in partita e sblocca con Aramu, gran sinistro, nulla da fare per Alessio Cragno e a metà del primo tempo il Livorno è in vantaggio. In questo momento scavalcato il Lanciano, scavalcato il Modena, il Livorno sarebbe nei play-out e la Virtus retrocessa. Rivediamo il gran sinistro di Aramu, già autore di una doppietta nella gara vinta ad Ascoli, sorride il presidente Spinelli e sorriderà ancora di più perché nel primo minuto di recupero Aramu ancora lui sfrutta una punizione dal limite, mette la palla all'incrocio dei pali, tiro secco, potente e preciso, nulla da fare anche stavolta per Cragno, coperto anche dalla barriera, esplode ancora una volta il picchi, il Livorno vede i play out,
la Virtus Lanciano vede l'inferno. C'è anche la presidentessa Valentina Maio in panchina, ci sono le vecchie glorie, Cristiano Lucarelli, Igor Protti, il tecnico Osvaldo Iaconi in tribuna, ma nella ripresa cambierà tutto. Qui lo sguardo preoccupato di Maragliulo, una Virtus che trema ancora nei primi minuti della ripresa. C'è il cross di Luci, colpo di testa, centro area di Baiusci, centrale però graziata la Virtus Lanciano dal colpo di testa di Baiusci. La Virtus prova a rimettersi in partita, Marilungo di testa va a incornare il corner di Francesco, si salva Ricci, poi entra Turchi, sarà ancora una volta lui l'uomo della provvidenza, entra al posto di Bastola, cambio tra due giocatori della vecchia guardia, ecco l'episodio che cambia la partita con la Virtus che era in difficoltà, va a terra Ferrari in area di rigore per Nasca di Bari, c'è fallo di Ricci, calcio di rigore e rosso per Ricci, decisione a dir poco generosa per la Virtus Lanciano, esce Baiusci, entra Pinzoglio, Ferrari lucidissimo, spiazza Pinzoglio ed è il 2-1, vantaggio sempre per il Livorno, ma la Virtus si rimette in partita e Pinzoglio sarà protagonista negativo di questa gara, tra poco vedremo perché. Intanto c'è un cartellino giallo per Manuel Giandanotto che da poco era entrato in campo al posto di Bacinovic, ecco il momento del pareggio nel finale, palla di Giandanotto, Pinzoglio esce male, lascia lì il pallone Turchi, zampata vincente di Manuel Turchi, palla che supera la linea di porta con il tentativo inutile, ma la palla comunque è finita dentro di Lambrughi, il gol però è di Manuel Turchi e qui Pinzoglio si lamenta con se stesso, poi il Lanciano resta in 10 uomini perché viene espulso Giandonato, 10 contro 10 nel finale, clamorosa palla gol per il Livorno, sotto porta salva Di Matteo su vantaggiato, forse c'era anche un tocco con la mano, si lamenta il presidente Spinelli, c'è questo fallo poi di Di Francesco nel terzo minuto di recupero dei 4 concessi, Di Francesco rosso diretto, finisce 10 contro 9 la Virtus Lanciano, ma finisce anche con un 2-2 che vale il playout contro la Salernitana a scanso di decisioni clamorose della giustizia sportiva. E ora la Lega Pro, intanto con una notizia ufficiale, perché la Teramo Calcio ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'amministratore delegato Giuseppe Daniello a decorrere dal prossimo 1° giugno. La società biancorossa intende ringraziare Daniello per l'impegno e la professionalità profuse in questa stagione sportiva, augurandogli le migliori fortune professionali ed umane. Invece per quanto riguarda l'Aquila è tempo di play-out e domani la squadra di Perrone sarà in campo per la prima partita al Fattori alle ore 16. È una vigilia movimentata quella dell'Aquila Calcio che domani si giocherà la prima fetta di Lega Pro nell'atto 1 dei play-out con il Rimini dell'ex Leonardo Acori. Nel penultimo allenamento di giovedì mattina un gruppo di tifosi si è presentato alla seduta di lavoro per incitare i giocatori, ma anche per tornare a polemizzare nei confronti di San Domenico a causa dell'ormai famoso screzio dopo l'Aquila Siena del mese scorso, che è costato alla fine 8 DASPO ai supporters aquilani. I tifosi hanno chiesto a chiare lettere alla società che l'attaccante campano sia definitivamente allontanato dalla squadra. San Domenico, che sabato non sarebbe stato comunque a disposizione a causa della seconda giornata di squalifica da dover scontare, ha lasciato l'allenamento ed è ripartito ieri per Napoli. Attenderà da lì oggi pomeriggio la sentenza sul ricorso contro le 3 giornate di stop, ma a questo punto, considerando la rottura totale con la tifoseria aquilana, è difficile pensare ad un suo impiego per la partita di Rimini di sabato 28 maggio, anche nel caso in cui dovesse essere ridotta la squalifica. I tifosi sono tornati al campo anche questa mattina, con il solo scopo però di incitare la truppa di Perrone nella classica seduta di rifinitura. Un gesto di vicinanza e compattezza quanto mai salutare dopo le vicissitudini dell'ultimo periodo. Intanto sul fronte formazione il tecnico Carlo Perrone sta sciogliendo gli ultimi dubbi sull'11 titolare. Al netto delle assenze di Boulevardi, Ceccarelli, Pesoli, Sagni e San Domenico, l'allenatore aquilano sembra orientato a schierare Maccarrone nel trio di difesa con Cosentini e Piva.
Quasi fatto il centrocampo a 5 con Triarico e Ligorio sugli esterni e con De Francesco e Manuel Mancini mezzali. Qualche dubbio invece per il ruolo di playmaker. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Benzaglia che potrebbe soppiantare dal primo minuto Milicevic. In attacco, se fino a ieri sembrava favorito il giovane Andrea Mancini al fianco di De Sosa, al momento è tornato in pole position Raffaele Perna. Buone notizie intanto arrivano anche dai numeri della prevendita. Gli appelli fatti in settimana da gruppi di tifosi e dalla società tramite cartelloni affissi in varie parti della città hanno funzionato. Al momento sono oltre 700 i tagliandi staccati e considerando l'abitudine degli aquilani ad acquistare il biglietto direttamente ai botteghini il giorno della partita, alla fine sugli spalti si potrebbero superare le 2000 presenze. E ora parliamo di ciclismo e parliamo dell'impresa di martedì scorso dell'abruzzese Giulio Ciccone che al Giro d'Italia ha conquistato la sua prima vittoria da professionista e lo ha raccontato ieri sera via telefono nel corso della trasmissione Velò. Martedì 17 maggio 2016 lo hai cerchiato, lo cercherai in rosso un po' per tutta la vita, te la ricorderai sempre? Penso proprio di sì, penso che è stato un giorno importante che farò fatica a dimenticarmi. Onestamente, quando hai capito che potevi vincere veramente? Sinceramente ho capito di avere le gambe di vincere sulla penultima salita, come ha già detto Luciano. Ho scollinato la salita molto bene, ho visto che la gamba c'era e quindi avevo programmato di giocarmi il tutto per tutto nell'ultima salita. Poi ovviamente ho approfittato un po' della situazione in discesa e sono riuscito a fare la differenza e sono riuscito a tenere il vantaggio sull'ultima salita perché diciamo che avevo ancora abbastanza gambe. Ecco. Tu vivi da vicino questa grande esperienza del Giro d'Italia, secondo te poi alla fine chi vincerà il Giro? Io dico Nibali, semplicemente perché vedendolo pedalare a mio parere in crescita e farà una terza settimana ad altissimo livello, a mio parere, guardandolo così in gruppo. E un altro avversario scomodo sarà Chavez. Tu lo sai che da adesso in poi c'è una regione comunque che fa il tifo per te? Per me diciamo, è un grande motivo di orgoglio, ecco, sapere che riesco a fare qualcosa di buono e riesco a fare qualcosa che faccia emozionare ancora il pubblico abruzzese. Ecco. Io continuerò a provarci sempre con le forze permettendo, ecco, rimanendo sempre con i piedi per terra e cercando di crescere il più possibile. Domani e dopodomani a Pescara si terranno le Final Four di Coppa Italia della FISPIC, la Federazione Italiana Sport per Ipovedenti e Ciechi. In campo le squadre di Torino, Napoli, Pesaro e Ferrara. Presidente Di Girolamo, ancora una volta Pescara ospiterà un grande evento della FISPIC. Sì, io sono felice di essere qui a Pescara, di poter portare un'altra attività della nostra federazione qui in comune a Pescara. E soprattutto in Abruzzo facciamo conoscere il calcio a 5 per i ipovedenti, grande soddisfazione soprattutto perché abbiamo la nuova società, la Fenice, che organizza sul territorio, che comunque per loro è un evento perché è nuova società e subito un'organizzazione di una manifestazione importante. E siamo anche reduci dall'evento allo Stadio Adriatico di Pescara, che abbiamo fatto 2-3 dimostrazioni all'interno della partita Pescara-Lanciano e questa secondo me a livello mediatico è stata una cosa bellissima, ma a livello nazionale stiamo andando veramente forte perché comunque finalmente cominciamo a far conoscere queste attività. Cominciamo a far capire alla gente che effettivamente questi ragazzi sono atleti veri, perché fino a pochi anni fa il non vedente passava come il povero cieco, ma adesso finalmente abbiamo veramente fatto capire che cos'è questa federazione e veramente questi atleti, lo sport vero che fanno. E chiudiamo con un avviso di servizio per quanti fossero interessati a partecipare a un casting per nuovi volti nel campo della moda e della TV. Si svolgerà una selezione mercoledì 25 maggio a partire dalle ore 11 a Casa de Campo di Mosciano Sant'Angelo. Per informazioni 339 17 64 103.
È tutto per questa ultima edizione del TG6 che tornerà domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.